Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nella lezione di oggi vorrei parlarvi di un problema di machine learning molto comune che è il multi-class classification. Per coloro che non sanno di cosa si tratta, fondamentalmente l'obiettivo è quello di classificare una determinata variabile in più di due classi. Proviamo a vedere un esempio per capire meglio questo problema. Ipotizziamo ad esempio di avere le seguenti immagini. Ok? Delle immagini di numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. L'obiettivo del nostro algoritmo è, una volta che diamo in pasto come input l'immagine di un numero, il nostro algoritmo dovrà essere in grado di predire o classificare meglio qual è effettivamente il valore di tale immagine. Ok? Quindi dovrà essere in grado di distinguere i casi, ad esempio, in cui il numero 3 è diverso dal numero 8 o il numero 5 che è diverso dal numero, che ne so, 2 e così via. Per poter fare questo esercizio ho preparato un codice che potete trovare su GitHub dove potete eseguire passo a passo tutti gli step necessari per poter raggiungere il nostro obiettivo. Ok, quindi andate sulla pagina di GitHub che vi lascio nella descrizione, scaricate il codice e poi potete rifarlo da zero copiando ogni step passo a passo oppure potete semplicemente seguire il walkthrough, la descrizione del codice che farò in questo video. Quindi cominciamo e come prima cosa apriamo un nuovo Jupyter Notebook con il nostro template base che trovate sempre nella pagina di GitHub. E la prima cosa che faremo sarà quella di importare il nostro dataset. Ok? Quindi scrolliamo fino a che troviamo la parte get data. Come dataset utilizzeremo il cosiddetto mnist 784, che fondamentalmente contiene una serie di immagini di numeri, proprio come potete vedere qua nell'immagine di Wikipedia. Ok? Quindi utilizzeremo la libreria scikit-learn. Da questo importeremo datasets ed infine specifichiamo il nome del dataset stesso. Quindi facciamo la cella e attendiamo qualche istante. Potrebbero volerci un paio di minuti. Ed eccoci qua, finalmente con il contenuto del nostro dataset. Possiamo vedere ad esempio che una delle nostre variabili è data e corrisponde a una serie di pixel, pixel 1, 2, 3 e così via. Perché all'interno di data fondamentalmente abbiamo i pixel che rappresentano ogni numero, quindi ciascuna riga è un numero. Abbiamo poi un'altra variabile che si chiama target e questa ci dice quale è il valore assunto da ciascuna riga. Quindi se questa è la riga 0 e rappresenta un certo numero, se andiamo a controllare la colonna target, vedremo che la riga 0 corrisponde al numero 5. Ok? La riga numero 1 corrisponderà al numero 0 e così via. Poi ci sono un'altra serie di informazioni che ci interessano un po' meno. Perfetto. Abbiamo caricato i dati nel nostro notebook. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo convertire i dati in un formato che può essere manipolato in maniera semplice. Quindi, cosa creeremo? Creeremo una variabile x che contiene le informazioni riguardanti all'immagine. Quindi estraiamo dal nostro dizionario minst data e quindi questa corrisponde a ciascuna riga ad un numero. Mentre la variabile y, che è la nostra target variable, ossia la variabile che noi vogliamo predire, indovinare, fra virgolette, corrisponde alla colonna target. Quindi scriviamo minst target. Proviamo a vedere il contenuto. Sì, l'abbiamo separato correttamente. Abbiamo qui un data frame, quello che sembrerebbe essere un pandas data frame, e qua invece abbiamo le nostre variabili di target. Perfetto, andiamo avanti ora e dobbiamo convertire la variabile y, ossia la target variable, in un numero, ok? In questo caso sarà in un intero con 8 bit. Proseguiamo ora cercando di capire come sono fatti i nostri dati. In particolare voglio vedere ad esempio che cosa contiene la variabile x. In questo caso mi rendo conto che si tratta di un pandas data frame,
a 70.000 righe, quindi ho 70.000 immagini, e poi ogni immagine è formata da 784 pixel, come si può vedere qua. Perfetto, occupa quasi mezzo gigabyte di memoria. Vediamo altre informazioni, ad esempio, ancora una volta vedo che ho 70.000 righe e 784 colonne, ossia il numero di pixel, e per quanto riguarda la variabile y, che sarebbe la target variable, ho 70.000 numeri, giustamente. Proviamo adesso a fare il print di un'immagine. In questo caso scelgo l'immagine numero 0, che abbiamo visto in precedenza essere un 5, e vediamo se effettivamente è così. Eccola qua. Vediamo che questo è il numero 5. Il nostro algoritmo dovrà essere in grado di identificare questo numero 5 in maniera corretta, perché se vediamo il numero come è stato scritto, non è proprio perfetto e potrebbe essere confuso, ad esempio, con un numero 3. Passaggi, vedremo infatti di utilizzare degli algoritmi che provano ad identificare in maniera corretta queste situazioni e utilizzeremo delle metriche, degli output che ci permetteranno di confrontare questi algoritmi l'uni con gli altri e capire quali sono migliori rispetto ad altri. Ottimo. Quello che dobbiamo fare adesso si tratta di suddividere il nostro dataset in un test set e in un training set. Come abbiamo visto in un video precedente, ci sono diverse tecniche di splitting, ok? In questo caso utilizzeremo lo stratified sampling, in maniera tale da mantenere nei nostri sottoinsiemi, ossia il training, il test set, una rappresentazione statistica di ciascun numero presente all'interno del nostro dataset. Ok? Quindi utilizziamo queste linee di codice per fare il nostro stratified sampling e lanciamo la cella. Molto bene. Il terzo step della nostra analisi corrisponderebbe ad esplorare i dati. Tuttavia, questo dataset è molto semplice e sappiamo già in che cosa consiste. Sono una serie di immagini, in particolare ne abbiamo 70.000 e ciascuna formata da 784 pixel. Quindi non c'è un granché da scoprire. Quindi saltiamo questa parte e cominciamo a preparare i dati in modo tale da poi passarli come input ai nostri modelli di machine learning. Non c'è un granché da fare, in quanto i dati già di per sé sono quasi pronti per essere utilizzati. Quello che si può fare però è cercare di scalare i loro valori utilizzando ad esempio un algoritmo come standard scaler, ovvero prendere i numeri tra 0 e 1. Proviamo a farlo. E un'altra cosa che si può fare è una buona tecnica. È raggruppare all'interno di una pipeline tutti gli step utilizzati all'interno del nostro step numero 4, ovvero la data preparation, la preparazione dei dati. In questo caso è un po' ridondante, un po' inutile, però voglio farvi vedere lo stesso come si può fare. Qui vediamo ad esempio che importo da scikit-learn l'oggetto pipeline. Quindi costruisco una nuova pipeline e il primo step, primo e unico step della pipeline sarà lo standard scaler. Ok? Quindi inserisco qua standard scaler come parametro e infine faccio fit and transform e lo applico al train set. Ok? Quindi questo step qua è abbastanza inutile, però lo voglio fare appunto perché sto cercando di spezzare ogni singolo step della nostra data preparation e una volta che li ho fatti tutti, li raccolgo insieme all'interno di una pipeline. Ottimo. Ora abbiamo preparato i nostri dati e siamo pronti per immetterli all'interno dei nostri vari modelli di machine learning che vogliamo utilizzare. Lo step numero 5, che vediamo qua, Shortlisting Promising Models, ha come obiettivo di andare a testare in maniera veloce, fra virgolette, i vari modelli di machine learning che noi riteniamo adeguati per capire quali sono più promettenti o meno. Ok? Per fare ciò, però, dobbiamo definire prima una serie di funzioni che ci possono aiutare a comparare questi modelli, ok? Quindi ci serviranno delle metriche, delle metrics o degli scores che ci permettono appunto di dire ok, questo modello è migliore di quest'altro e viceversa. Quindi la domanda da porsi correttamente è quali sono queste metriche? Noi sappiamo che
nei problemi di classification, di classificazione, si può andare a verificare la performance di un modello utilizzando o l'accuracy, recall, precision e l'F1 score. In questo video purtroppo non ho voglia di andare troppo nel dettaglio per capire quali sono le differenze. Lascio a voi il compito di andare ad indagare cosa significano questi quattro parametri. In aggiunta a questi quattro parametri potremo anche utilizzare una ulteriore informazione che è data dalla cosiddetta ROC curve, ovvero Receiver Operating Characteristic, che magari avrete già visto in qualche libro o in qualche altro video. Fondamentalmente si tratta di un grafico che ci dice il rapporto che c'è tra i valori che vengono definiti true positive e i false positive. Questo grafico qua solitamente viene utilizzato nei problemi di classificazione binaria, ovvero quando il nostro problema cerca di definire se un input equivale ad una classe o ad un'altra. Tuttavia, noi stiamo affrontando un problema di multi-class classification. Quindi questo grafico qua non ha molto senso di esistere, perché appunto è multiclass. Però quello che ho fatto io è cercare di creare un grafico di questo per ciascuna classe. Ok? Vedremo poi come realizzarlo. E come ultima cosa, cercheremo anche di calcolare l'area di questa curva e più grande è il valore dell'area della curva, più è accurato, fra virgolette, il nostro modello. Come si legge questa curva qua? Fondamentalmente più è alta e vicino all'1, quindi più tende ad avere un'area pari ad 1, maggiore è il discostamento da questa linea tratteggiata che corrisponde al risultato che si otterrebbe nel momento in cui il nostro modello fosse un modello che spara completamente a caso i risultati. Ok? Quindi la linea tratteggiata significa sparare a caso. Più ci distacchiamo da questa linea qua, migliore è il nostro modello. Ok? Andiamo avanti e torniamo nel nostro codice. Quindi qua ho definito una funzione che calcola l'accuracy per ciascun label, ok, della nostra multi-class classification. E qui invece ho creato una classe che serve per analizzare il nostro modello, la chiamata Analyze Classifier. Che cosa fa? In parole semplici, noi forniamo il modello, forniamo il nostro training set e le target variables, ok? Poi abbiamo il y underscore scores, che fondamentalmente corrisponde alla probabilità che una determinata variabile appartenga ad una certa classe. Ad esempio, quando noi cerchiamo di fare una classificazione, il nostro output, ad esempio, ci dice che l'immagine che abbiamo qua sopra è un numero 5, giusto? Questo è l'output finale. Tuttavia, l'algoritmo in realtà non è che ottiene come output un 5, ottiene una determinata probabilità, che potrebbe essere, non so, del 70%. Ok? Questo sarebbe il suo Y score, probabilità del 70% che sia il numero 5. Poi, cosa succede nei problemi di machine learning? Si definisce un threshold, ok? Che ci dice sopra il 50% arrotonda il numero da 70% ad 1. Quindi il nostro numero che aveva una probabilità di essere un 5 al 70%, diciamo che è un 5, punto. Quindi torniamo nella nostra classe, inizializziamo fondamentalmente una variabile che è pari ad un array e poi cerchiamo di calcolare nuovamente qual è questo score, noto il classifier. Quindi se questo è classifier, utilizzo la funzione ad esempio decision function, gli passo come input la mia variabile x e mi darà la probabilità per ciascuna riga. E lo stesso posso farlo ad esempio con la funzione predict proba. Ne ho messe due qua che fanno praticamente la stessa cosa perché ci sono degli algoritmi che funzionano con questa funzione qua e altri che funzionano con questa. Quindi ho usato un try and except per evitare errori. E poi che altro c'è? Beh, qua praticamente è una serie di righe abbastanza complicate, ma quello che cercano di fare è calcolare per ciascuna classe, ossia per la classe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quali sono i valori per la precision, recall, threshold,
e average precision, ok? Quindi calcolo questi numeri qui. Infine, posso anche calcolare, ad esempio, informazioni riguardante la ROC, quindi la Receiving Operating Characteristic Curve, e calcolo anche l'area sotto la curva per ciascuna classe. Quindi ho una visione completa di cosa succede a ciascuna classe quando cerco di fare questa multi-class classification. Bene, qua troviamo le funzioni che vengono utilizzate. Queste praticamente non me le sono inventate, ma se andate a cercare nella libreria di Scikit-Learn e scrivete multi-class classification, trovate qualcosa di molto simile, dove ad esempio si va a calcolare la precision recall curve, quindi la ROC, in diversi modi, quindi facendo una micro average, macro average e così via. E buon, ecco. Queste funzioni qua praticamente le trovate nella documentazione di Scikit-Learn. E qua fondamentalmente quello che faccio è prendo i miei risultati e cerco di fare dei plot che vedremo successivamente. Ok, il primo modello che voglio testare, ad esempio, in questo caso è la Stochastic Gradient Descent. Per fare ciò dovrò importare anche un'altra libreria che è molto importante, che si chiama One vs REST Classifier. Cosa significa? Beh, quello che fa questa classe è prendere ciascuna variabile, ossia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e creare un modello basato sulla Stochastic Gradient Descent per una classe specifica. Ad esempio, proviamo a fare un esempio ancora più semplice. Se io devo classificare il numero 0, ok? Quello che posso fare è dire che se la mia variabile è uguale a 0, allora dico ok, true. Mentre se la variabile è diversa da 0, dirò false. Quindi non va bene. E questo è il mio primo modello. Poi vado a costruire un secondo modello per andare a predire la variabile 1. Ok? La mia target variable 1. E a questo punto farò se la mia immagine è pari a 1, dico true. Se l'immagine non è uguale a 1, è false, quindi il resto delle mie variabili sono pari a false. Ecco perché si chiama one versus rest, 0 versus il resto, 1 versus il resto, 2 versus il resto e così via. Questa operazione può essere estesa a qualsiasi tipo di modello, non solo Stochastic Gradient Descent, ma ad esempio Random Forest e così via. Quindi dobbiamo fare il wrapping dello Stochastic Gradient Descent all'interno di One versus REST Classifier. Una volta che abbiamo creato il nostro nuovo modellino, dobbiamo fare il training. Quindi faremo fit x underscore train prepared appunto perché è l'output del reconstruct the data dove utilizzo la mia pipeline per ricostruire tutti i dati o per preparare tutti i dati. E a questo punto, come variabile y, useremo ytrain. Lanciamo il codice e questo ci impiegherà diversi minuti perché ci sono un sacco di dati e questo implica che l'algoritmo dovrà creare ben 10 modelli, ok? Perché abbiamo 10 variabili da predire, ecco perché abbiamo one versus rest classifier. Se avessimo rimosso questo wrapper, ok? Il nostro problema non funzionerebbe bene, ok? Perché in quel caso avremmo solamente un'opzione true or false, ma questo non è quello che vogliamo ottenere. Quindi adesso attendiamo un po' di minuti e otterremo il nostro primo risultato che andremo a analizzare insieme. Bene, ce l'abbiamo fatta, vediamo che il nostro classifier è stato allenato. Andiamo adesso a vedere come si comporta. Quindi per fare ciò utilizzeremo la cosiddetta confusion matrix. Per quelli che non lo sanno, è molto semplice. Ciascuna riga corrisponde a una label. E anche ciascuna colonna corrisponde a una label. Quindi, ad esempio, qua alla riga 0, 1, 2, ad esempio, vedremo che questa riga corrisponde al numero 2 e il numero 2 è stato classificato come un 0 18 volte, come un 1 21 volte e come un 2 5273 volte. Quindi possiamo applicare questo ragionamento a ciascun elemento da classificare. Dal punto di vista grafico possiamo utilizzare la cosiddetta confusion matrix normalizzata che ci permette di avere dal punto di vista visuale
un'idea di quali sono quegli elementi che vengono classificati meglio e peggio. In particolare, vediamo che abbiamo una colonna bianca qua e questi sono gli elementi che vengono classificati peggio. Nella fattispecie abbiamo il numero 5 e il numero 8. Il numero 5 viene troppe volte classificato come un numero 8, questo non è bene. Proviamo a fare un double check qua. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sì, vediamo che il 5 viene classificato ben 597 volte come un 8 ed è il valore più alto in questa colonna. E siamo esattamente qui. Proviamo adesso a calcolare che cosa? L'accuracy del nostro classificatore e provare anche a fare un report dove andremo a vedere gli altri parametri, ad esempio la precision, recall e l'F1 score di questo classifier. Eccoci qua, vediamo che abbiamo una precision di 0,98 per la variabile 0, una recall 0,94 e l'F1 score di 0,96. L'F1 score praticamente è una sorta di media più o meno tra questi due valori. Ora, cosa ce ne facciamo di questo report? Beh, in realtà in questo caso nulla. In un problema reale ci saremmo posti la domanda: qual è quel parametro che stiamo cercando di ottimizzare? E in base a quello noi dopo possiamo confrontare i vari modelli. Quindi in questo caso abbiamo semplicemente una panoramica e non la utilizzeremo in questo esempio, ma nella pratica voi farete la domanda giusta e vi chiederete: è la precision che voglio ottimizzare, è il recall, è l'accuracy e così via. Proviamo ora ad aggiungere ulteriori informazioni riguardanti la precision recall dal punto di vista grafico, calcoleremo anche la ROC curve e l'area sotto la curva. In questo caso lanciamo la cella. Qua abbiamo ad esempio un grafico che ci dice qual è il rapporto tra precision e recall. Se non ricordo male, più questa curva tende ad essere, diciamo, ad angolo retto, qua, migliore è il modello. E qui abbiamo la stessa informazione, però per ciascun singolo elemento da classificare. Quindi abbiamo precision versus recall per la classe 0, 1, 2, 3 e così via. Vediamo che la peggiore è la classe numero 8, che non è molto buona, mentre questa qua, l'1, sembra essere l'elemento più semplice da classificare. Qua è un altro modo per rivedere i dati, si tratta fondamentalmente della precision e recall nei confronti del threshold. Ed infine, questa più interessante secondo me, è la receiving operating characteristic curve per ogni classe e come avevamo detto in precedenza, più la curva è ad angolo retto e più si discosta da questa linea tratteggiata, migliore è il nostro classificatore. Sta a voi poi decidere quale metrica è importante e rilevante per voi. Infine abbiamo una curva ROC a livello globale e questa viene calcolata utilizzando una media micro o macro, queste sono due metodologie di calcolo per poter stimare appunto a livello globale la curva ROC. Ok? Vediamo che appunto entrambe hanno un valore di 0,98, che è abbastanza buona. Cosa facciamo ora? Abbiamo fatto il nostro primo modello e in teoria adesso ne fate tanti quanti ne volete voi per poterli paragonare e fare la prima scrematura. Nel mio caso ho utilizzato semplicemente un modello random forest e farò esattamente gli stessi step che ho fatto in precedenza. Quindi lancio tutte queste celle che sono praticamente uguali a prima e attendiamo il risultato in maniera tale da poter confrontare i modelli. Ed eccoci qua, dopo un po' di tempo abbiamo allenato il nostro Random Forest Classifier. Qui vediamo la nostra Confusion Matrix e già cominciamo a notare qualcosa di strano. Ad esempio, vediamo che tutti i numeri, dallo 0 al 9, sono stati classificati perfettamente. La nostra Confusion Matrix è completamente nera, vuol dire che è tutto ok. E vediamo che appunto le nostre metriche, la precision, recall e l'F1 score sono tutti pari ad 1.
Vediamo qua che il precision e il recall formano un angolo retto, perfetto. Anche qua abbiamo sempre un angolo retto per quanto riguarda precision e recall per ciascuna classe. E infine anche qua il receiving operating characteristic curve è perfettamente ad angolo retto con un'area pari ad 1. Quindi siamo soddisfatti, abbiamo trovato il modello perfetto e abbiamo concluso il nostro video. Ovviamente scherzo, non è così, perché questo è una cosa che ci deve fare insospettire. Nel momento in cui abbiamo un classificatore così perfetto, molto probabilmente abbiamo dei problemi di overfitting, ovvero il nostro modello sta imparando a memoria i valori che deve associare a ciascun elemento del training set e perciò non possiamo fidarci di questo modello. Potrebbe essere dovuto al caso, come potrebbe essere dovuto al fatto che abbiamo troppi pochi dati o il modello è troppo sofisticato per questa tipologia di dati. Oppure dovremmo andare a rimuscolare il nostro training set. Quindi abbiamo per ora finito questo step e vediamo come gestire questa situazione. Allora, ipotizziamo che voi avete allenato molti più modelli, avete scremato quelli che danno i risultati peggiori. Questo sembra per il momento essere comunque ancora un buon candidato, in quanto classifica, cioè ha classificato tutto in maniera perfetta. Quindi, se magari dopo introduciamo qualche disturbo, non otterremo magari il 100% di area under the curve, ma magari il 99%. Quindi lo teniamo. Qual è adesso il nuovo step? Beh, utilizziamo la cosiddetta cross validation, ovvero prendiamo il nostro training set, lo splittiamo in dei mini set, in modo tale da avere un validation set e un altro mini train set, e rifacciamo i conti più volte in maniera tale da calcolare più volte tutte le nostre metriche, poi ne facciamo una media e possiamo così ridurre questi problemi di overfitting e avere un'idea un po' più chiara di come effettivamente si comporta il modello. Qual è il vantaggio di questo approccio? È che andremo a ridurre problemi, ad esempio, come l'overfitting, tuttavia ci impiegherà molto di più, perché dovremo fare la nostra simulazione più volte. In questo caso, se uso cross validation con 3 set, vuol dire che prendo il training set e lo splitto la prima volta con un validation set ed un mini train set e faccio tutti i calcoli. Poi una seconda volta con un altro mini validation set e un altro mini train set e rifaccio i conti. Posso andare a ricalcolare, a mediare i valori delle nostre metriche di output. Quindi lancerò questa simulazione sia per il mio stochastic gradient descent e per il random forest. Quindi ancora una volta attendiamo qualche minuto affinché tutte le operazioni vengano eseguite. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4. Bene, ci vediamo fra qualche istante. Ed eccoci qua finalmente, dopo quasi più di mezz'ora di attesa, ho allenato tutti e due modelli tramite la cross validation. Vediamo che i risultati adesso sono un po' diversi rispetto a prima, sia per quanto riguarda il gradient descent, lo stochastic gradient descent, e per quanto riguarda anche, andiamo a vedere più in basso, per il random forest. Adesso non abbiamo più un modello perfetto, fra virgolette, piuttosto adesso ha dei valori un po' più ragionevoli. Vediamo che il numero 4 viene classificato come 9, tante volte 108. E qua abbiamo il nostro report. Bene, abbiamo i nostri modelli, proviamo adesso a confrontarli l'uno con l'altro. Ok, quindi qui ho creato praticamente una funzione che ci permette di comparare le ROC curves, in particolare nel caso in cui utilizziamo il metodo macro. Quindi vediamo. Ovviamente si tratta delle ROC curves a livello globale, quindi è una sorta di media delle varie classi, diciamo, e vediamo che il random forest ha un'area sotto la curva quasi pari ad 1. Questo è un arrotondamento, però non è perfettamente all'angolo retto, ma comunque maggiore
rispetto allo Stochastic Gradient Descent. Quindi tra le due potremmo dire che Random Forest è migliore. Questa è la prima analisi. Ovviamente uno dovrebbe capire, come ho detto in precedenza, qual è la cosiddetta metric, qual è quel valore che ci interessa di più, precision, recall, accuracy, F1 score e così via. Ok, a questo punto cosa ci rimane da fare? Beh, possiamo dare un'occhiata innanzitutto a quali sono le variabili che hanno un'influenza maggiore nel processo di classificazione. Per fare ciò possiamo utilizzare questa funzione Feature Importance che ho scritto in precedenza e possiamo andarla a verificare sia per quanto riguarda lo Stochastic Gradient Descent e il Random Forest. In questo caso non ha un granché di senso andare ad utilizzare questa funzione perché si tratta di un'immagine formata da pixel, però in generale se abbiamo qualsiasi altro tipo di problema dove magari abbiamo delle features che non sono dei pixel, questo potrebbe esserci di aiuto. Qua vediamo che il pixel 515 è quello che magari ci dà più informazioni per quanto riguarda la classificazione del numero, ok? Quindi sarà qualcosa nel centro della nostra immagine, i contorni molto probabilmente è tutto ciò che si trova all'esterno. Va buono, ok. Diciamo che a questo punto siamo soddisfatti, abbiamo selezionato il nostro modello, sarà il Random Forest. Cosa ci rimane da fare? Bene, dobbiamo fare una cross validation. Per fare la cross validation, innanzitutto mi piace vedere quali erano i parametri originali che abbiamo utilizzato nel nostro classificatore. E qua abbiamo un riassunto, ok? Vediamo che abbiamo utilizzato Bootstrap equal true, class weight none, random state 42 e così via. Quando utilizziamo il grid search, ovviamente dobbiamo importare da scikit-learn la funzione grid search e dobbiamo definire una griglia di parametri che verranno poi trasmessi come input al nostro modello e verranno attestate tutte le varie combinazioni insieme ad una cross validation e questo ci permetterà di avere una visione diciamo a 360 gradi, una visione più completa, ecco, del modello per andare a capire quali sono quei parametri che ci permettono di ottimizzare al massimo il modello. Ok? Quindi in questo caso definisco i seguenti parametri. Dirò che Random Forest Classifier avrà quanti stimatori? 3 o 10, avrà massimo 2 features, poi avrà Bootstrap uguale a false, e un'altra combinazione con 3 e 10 estimatori, e così via. Quindi più parametri utilizzerete e più ci impiegherà il modello ad essere testato, perché dovrà andare appunto a utilizzare tutte le combinazioni. Infine, qua definisco una lista di scores che mi interessa utilizzare per poter dopo andare a verificare quale set di parametri ottimizza ciascuna di queste misure. Ora, come potete vedere qua, ho un for loop. Cosa fa questo for loop? Questo for loop fa la grid search quante volte? Beh, una per ciascun score, ok? E poi metto anche la cross validation, in questo caso uguale a 2, per velocizzare appunto il training, se no qua staremmo fino a dopodomani e non ho tempo. Quindi posso lanciare il codice ed infine vedremo di analizzare i risultati per selezionare il modello migliore per il nostro problema. Quindi lanciamo e attendiamo qualche minuto nuovamente. Bene, la nostra grid search è finita. Non ci rimane ora che andare a vedere quali sono i parametri migliori per ciascun score che abbiamo definito in precedenza. Quindi qua ho un semplicissimo for loop dove vado a vedere per ciascuno score quali sono i risultati della cross validation e poi ottengo praticamente il best score per un determinato set di parametri. Quindi qua lancerò la mia cella e vedo appunto tutti i conti che sono stati fatti. In questo modo quindi abbiamo una panoramica completa di tutta la nostra cross validation. Giusto per capire meglio cosa leggiamo qua. Beh, ad esempio prendiamo qualcosa di interessante. Ok, partiamo dall'accuracy.
vedo che il best score ottenuto è 0,93 tramite questi parametri qua, tutti questi parametri. Il modello migliore è questo, che ha questi parametri qua. Ok, quindi stiamo parlando del Random Forest Classifier. E qua ci sono tutte le cross validation che sono state effettuate. Bene. Ultimissimo step è questo. Una volta che abbiamo deciso qual è il nostro modello, bisogna testarlo utilizzando appunto il test set. Quindi per utilizzare il test set dovremo prendere i nostri valori, farli passare attraverso la pipeline che prepara i dati, e a quel punto andremo a fare il predict, quindi la predizione, la classificazione del nostro test set. Poi calcoleremo ad esempio la confusion matrix e poi anche la curva ROC, calcoleremo anche il precision recall, poi per tutte le classi e così via. Praticamente quello che avevamo fatto all'inizio. Quindi lanciamo questa cella. E vedo appunto che per l'accuracy avrò questa confusion matrix, questo è il nostro report con la nostra micro average overall classes e così via. E praticamente abbiamo concluso il tutorial. Perché? Perché a questo punto non ci rimane che andare a selezionare i parametri che preferiamo. E potremo andare a prendere dei nuovi valori mai visti prima ed utilizzarli per classificare i nostri numeri, le immagini dei numeri. Quindi, concludendo, possiamo dire che se seguite questa tabella di marcia, in teoria dovreste essere in grado di fare un'analisi abbastanza approfondita di un problema di multi-class classification e lo potete anche applicare nel caso in cui sia semplicemente due classi, in un caso binario, perché multiclass appunto è più generico rispetto a quello binario. Ovviamente sarebbe utile poter utilizzare più modelli, in questo caso ho cercato di fare tutto in del tempo ragionevole. Se avete delle domande lasciatele nella descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!